La mia enne amica Fibro è il titolo dell'undicesima storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di Rosy. Tutto è iniziato dopo pochi mesi che ha partorito il suo primo bambino. Cominciò ad avere problemi a una gamba e da lì cominciò una serie di visite ed esami con una serie di diagnosi non corrette. Non riusciva a badare al suo bambino e si sentiva morire dentro nel sentirlo piangere, nel vedere il marito che faceva di tutto, persino prenderla in braccio e portarla a letto. A un tratto arrivarono dolori alle caviglie, alle braccia, alle mani. Tutto le cadeva dalle mani. Non iniziò a guidare più. Ha lasciato il lavoro e solo durante un'elettromiografia alle mani sentì parlare di fibromialgia. Anche durante un'ecografia, in verità, sentì parlare di fibromialgia, ma capì subito che avevano resistenza a scrivere e dire questa parola. Eppure lei non è matta, eppure è reale, ma forse solo chi ce l'ha può comprenderlo. Rosy comunque non molla, nonostante è a casa senza lavoro, da sola e si sente inutile. Inizia a fare murales, crea oggetti, modifica abiti e poi finalmente una grandissima gioia, una seconda gravidanza. Diventa mamma per la seconda volta, ma purtroppo i dolori continuano, così come il cadere le cose dalle mani, i crampi, il dimenticare le cose, fino a una fortissima crisi che la portò in ospedale, ma lì tutto negativo, era una fortissima crisi di fibromialgia. Una sprizza di farmaci, tra antidepressivi, oppiacei, che non le permettevano neanche di badare ai suoi bambini, a cui era difficile fare comprendere che ne potevano neanche abbracciare la loro mamma perché le facevano male. Rosy però ha una fortuna, la sua famiglia, che la ama, la comprende, la supporta, cerca di affrontare ogni giorno col sorriso sulle labbra e si gode ogni singolo istante di felicità, tenendo duro e stringendo i denti. Nonostante lei l'unica cosa che non accetta è quella di non poter giocare con i propri figli. Non riesce più a lavorare, non riesce più a essere normale. Si convive con la sua enne amica. Non si vergogna di parlarne, anzi, cerca di farla conoscere sperando che si capisca, che tutti l'accettino e che soprattutto lo Stato si muova. Ma tutto è fermo e si sente come uno, nessuno, 100.000. Anche se ogni malato è uno, che fa finta di essere nessuno e che ha bisogno di 100.000, ma purtroppo che nessuno riesce a vedere. Rosy è forte, cammina a testa alta, è un guerriero che combatte ogni giorno, perché lei dice che la vita è bella e va vissuta appieno nonostante tutto e tutti. La fibromialgia l'ha resa ancora più forte. Nel prossimo racconto vi parlerò di Carla, con la sua storia dal titolo Io, lei e gli altri. Vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook in 3minuti.it, in modo che puntualmente ogni settimana potrete ricevere il prossimo video.